Allora, qui siamo a Via Niviera. Come potete vedere, qui davanti a me c'è una parete con pietre antichissime. Il palazzo qui di Batta, famiglia Batta. Potrebbe essere, professor De Paolo, anche questo Sì, un qualcosa. residuo delle antiche mura di vallata. Sì, Però sono ipotesi che sono delle stiamo ipotesi, facendo, adesso ovviamente, stiamo non facendo due passi. Perché bisognerebbe fare un lavoro di studio più le pietre approfondito. sono molto antiche. Invece qui alla nostra sinistra abbiamo un arco Una chiave un poco particolare. particolare. Il professor De Paola mi diceva, essendo qui sopra c'è un disegno. A destra c'è un piccolo gallo. Che significa il gallo, professore? C'è pure una scritta qua, se la vuoi riprendere. Qui alla destra? Ah, poste. Che c'era l'ufficio postale qua? Posterita. Posteritas te longa colat, seriesque nepotum. Poi ci sta GVB, probabilmente sono le iniziali del padrone di casa, insomma, è Ah, ho la data del capito. 1788, quindi Quindi probabilmente la data, diciamo, della costruzione della casa, del palazzo di Batta. Questa invece questo disegno qui sul questo chiave riporta un simbolo che è abbastanza comune in vallata, cioè il gallo sulla destra, al centro c'è un caduceo, che è sì. simbolo della medicina, Sì. e poi a sinistra si vede una mano aperta con un occhio al centro, una simbologia abbastanza poco nota, Da da studiare, da studiare, che capire. bisognerebbe certamente E qui abbiamo un indagare. angolo pure particolare. Qui dietro mi sembra c'è pure un arco. Questo qui del Palazzo Danga. Questo c'è tutta una scritta in latino che poi studieremo anche qui. Invece qui c'era qualche altra cosa, professore, Parte dove quando ci vuole. era? Eh sì, andiamo giù. Invece, a detta del professore Severino Ragazzo, pare c'è un piccolo frammento sempre delle queste mura Dell'antica mura di vallata, antiche sì, di vallata, qualche ma limbo di sarebbe da conservato. approfondire il tutto. Vabbè. Ok. Caratteristico questo angolo.